Fine della partita fra Parma e Atalanta, vince, stravince 7-0 l'Atalanta. Siamo solo alla seconda giornata, partiamo dagli sconfitti. Sicuramente una partita in cui vi hanno dominato dappertutto. Io prenderei l'azione finale come riferimento, dove solo tu ti fai il campo a tornare e loro attaccavano in ben 5 in quest'ultima azione. Cioè, quindi una squadra che ha corso dato l'anima, una squadra che purtroppo, come ti ho sentito dire in campo, l'anima oggi non l'ha voluta dare, si è fatta prendere dal risultato negativo e comunque non si è scoraggiata. Sì, diciamo che al di là dell'errore personale, soggettivo sul primo gol, secondo gol, manca ancora un po' di unione. Siamo tutti ragazzi che ci conosciamo da poco, 3-4 giochiamo insieme, facciamo calcetto, però è un altro sport. Bisogna un attimo trasmettere, io sono quello più grande, un po' di spirito di sacrificio e un po' di consapevolezza con i mezzi, che poi non siamo scarsi da meritare sconfitte di genere. Ma loro bravissimi, però sicuramente se voi capite che sul 2-0 magari la partita non è chiusa, certo, a volte si riapre, si fa il 2-1 e ci si riapre la partita. Ci lavoreremo. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie, ragazzi, complimenti. Vincenzo, come dicevo, l'ultima azione per me è rappresentativa della partita fatta. 5 di loro che attaccano sul risultato di 7-0 è fantastico. Per un capitano vuol dire di aver scelto gli uomini migliori, i gladiatori. Sì, possiamo essere veramente contenti di come abbiamo iniziato. Il cambiamento dal calcetto, dal calcio a 6 non era così simile come può sembrare. Infatti oggi il risultato, diciamo, è, può dire più di quello che in realtà si è visto, perché comunque il primo tempo è stata una partita molto molto tirata, però fortunatamente la squadra è stata molto bene e c'è stato un cambiamento di carattere di Guarino che ha cambiato di carattere, che ci ha fatto svoltare. Mi posso intromettere una domanda? Ma quest'anno gli facciamo fare di nuovo il capocannoniere? Ed è quello Miriam, prima della squadra del capocannoniere, quindi vediamo. Dopo i 4 gol all'ultima partita, alla Higuain, non me lo dimentico più. Sì, sì, diciamo, pensiamo sempre qui. La firma della squadra, abbiamo detto. È ottimo, ottimo. Dai, il percorso veramente che ben comincia a metà dell'opera. Atalanta ha 6 punti, quindi le sfide difficili arriveranno, ma avete dimostrato di farvi trovare pronti. La nostra filosofia è quella, partenza, e avanti ci siamo. Contropiede e cazzo. Buonasera.